ragazzi, io sono Agisius. E io sono Alex. E oggi siamo su un gioco molto particolare consigliato da un mio amico. Si chiama... Che cosa vuol dire? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Allora, comunque, sappiamo che la prima isola da cui cominciare è Ypsilon. Ok. Sarebbe Epsilon, forse. Ypsilon. Ypsilon è meglio. Ah, tipo a livelli. Zone 1. Allora... conquistata la zona 1 perché ho provato a vedere il gioco com'era. Allora, com'è il gioco? Il gioco è una figata. Allora, in questo caso bisogna costruire delle macchine con tutti degli strumenti che abbiamo a disposizione, per esempio questi qua, per in pratica distruggere in questo caso quella casa lì. Abbiamo dei il cannone, però abbiamo dei blocchi di legno da poter posizionare, delle ruote per esempio, cioè facciamo una cosa di decente. Lì c'è un tutorial in parte, non lo caro. Ok, poi prendiamo per esempio delle ruote. Ok, sono proprio armor o Vulu weapon. Oh. Flamethrower. In mezzo lo tiro davanti. Ah, è una Ypsilon? No. Perché c'è sì? Ah, quanto fa andare? Sì. Proviamo. C'è scritto di prendere qualcosa. Questo per farlo andare per terra, no? E poi press play. Ok, a questo punto premendo con le freccettine si può andare avanti. Okay, però se io premo Y dovrei usare un altro fiamme. Lo fa. Wow, brucia la casetta. Ah. E abbiamo vinto in grande stile. Stavo preso fuoco. Eh beh, è una macchina di legno un po'. Next so. Ok, questo era semplicemente il tutorial. Destroy. Meglio dire che... Beh, si può un attimo arricchire, possiamo tipo... Ah, ok, te lo salva quindi. Sì, te lo sa. I raise block, ok, cancelliamo questo frontone qua che è un po' basso magari. Metal sì, blade. Sì, che Metal blade. I am a god! Cos'è? Sopra un rasoio. La parte sopra sopra un rasoio. Cosa dobbiamo distruggere? All'attacco! Così. È cosa come... Come si chiama? Don Quixote che combatte contro no. Il linea 20. Non si è spaccato un pezzo. Ah, il sangue. Ho ucciso una piccola. Ah, ok. Mi posso curvare? Strano è un evento, non riescono a morire con le forse lame. No, forse le lame. Ma perché accontentarsi di un lanciafiamme quando puoi mettere tre lanciafiamme? Wow! Lontaniamoci perché... Le baby, sempre ammazziamo. Ma sono polli! Oddio, come sono polli. Guardami. Le suoi! Le suoi sopra tutti in bruciato. No. Mi disfo. Next zone. Ok, avete capito come funziona, è il difficile però. Ecco, in questo caso bisogna... Oh, cavolo. Cos'è? Ah, le mine. Sono mine? Sì, sono bombe. Explode on impact. Oh, dobbiamo trovare qualcosa che esploda al posto nostro. Oppure dobbiamo rendere più resistente la macchina. Non possono lanciare le bombe che esplodono. C'è la circular show qua davanti. Magari sì. Beh, abbiamo delle lame, magari mettiamo le lame davanti in modo che corrono le lame in ogni modo, magari. E proviamoci. Ok. Ok, siamo un po' dopati forse, no? Non è detto neanche che funzioni. Cioè, io devo andare là. Dove andare? Là, a quel cerchio tipo magico. Ok. Oh mamma mia. Forse. Sapete che. Sono pecore, ma sono cani, lo sono. E sono pecore, c'è questo sì. Vede che forse non ha funzionato. Sapete che forse bisogna sapere anche girare. Cosa che non posso fare di questo.
Prova a farne una proprio piccola che passa in mezzo. Prova a andare a distruggerla. Farne una proprio ruote attaccate che può passare in mezzo a tutto. Capito? Sì, sì. E poi lasci il pezzo in mezzo e da lì metti tutte le ruote. Comunque, come avete capito, è un gioco in cui bisogna anche ingegnarsi. Ah! Cos'è? Quindi serve questo per far muovere le ruote. E dove va messo? È quello che fa muovere le ruote. Prima andavano? Eh no, prima non girava neanche, quindi bisogna... Ah, è vero, prima andavamo dritti. Infatti al posto del cubetto di legno, quindi... Ah, sono tipo alberi. Va messo questo. Vabbè, grazie. Magari, però magari invece che fare un 4WD facciamo in modo che sterzi sulle balanze. Ok. Abbiamo la nostra macchina. Sembra il telaio. Sì, il telaio della mia macchina. Ehi, quanto è figo! No. Perché è distrutto? Perché è un po' piccolino. Ok, piano. Perché le macchine si distruggono in questo mondo. Piano. È di legno, cosa pretendi? Ma sono attaccati col patafix. Oh, dove stai andando? No, pecora, da pecora, cosa fai? Falso, ma chi è che ha tirato? Cosa fa la pecora? Lo so, di quel tipo. Vuole morire. Oh, oh! Ti sposta. Ecco, voleva morire. Voleva morire. Guarda, tutto il dopo. Non ci ha suicidato! Che cosa? Allahu Akbar! Si è suicidato, quindi dovevo difendermi anche dalle pecore, cioè come se lui non bastasse. Non so, metterci un lanciafiamme, credo. No. Cioè, quindi le pecore sono mie nemiche. Ah, metti la sega circolare, bravo. Sembra un... anche lì. Sì, perché ci siamo mai che tentano un attacco. È un bello plano questo. Ta-ta-da! Perderà stabilità? Probabilmente. Probabilmente. Il motore non si sa dove lo prende, però ce l'ha. Non gira più. Sì che gira! Guarda come schippa tutto il livello! Guardalo! Però vabbè, che si suicida. Dov'è che devo arrivare? Ah, boh, tutta io. Sì, lì! Guarda! Oh, no, non sai che non si può. Sì! Oh, sì. Sì, vabbè. Sì, cioè... Continuo. Muro perimetrale. Beh, questo io direi un bel cannone, cioè. È un qualcosa che posso lanciare. Tipo. Sì. C'era mica le catapulte, mi sbaglio io. Vabbè. Spike ball. Quello cos'è? Palla di fuoco. Vabbè. Small torch. Cannon. Only one shot. Shot if hit. Questo cannone come funziona? Il cannone è molto chiaro. Ah. Ma... Boh, prova. Sì. Ah, quindi puoi usare diverse cose. È una però su un colpo. E tu devi far abbattere tutto. Wow, mi stanno frecciando. Sì, abbastanza. Oddio! Spada! Beh, è abbastanza roba. Però non è morto. Mi sa che anche la casetta la davanti. Ah, il muro per entrare. Beh, allora, se un cannone non basta, cosa fa? Aggiunge il cannone. Allora, prima abbiamo fatto le cose in piccolo. Per cittare la mappa. E adesso facciamo le cose in grande. Ok, ragazzi, però ci finiamo qua, quindi se il video ci piace lasciate un commento. Mettete mi piace. E iscrivetevi. Vediamo nel prossimo video, quindi... Bella, ragazzi. Sei così ingenuo da farmi star male. Sarò io quello che lo metterà al tappeto. Ma prima sistemano te. Ti ho aiutato fino adesso, davvero? Di che stai parlando? Non abbiamo tempo per... Sei davvero ingenuo. Svegli, ragazzi. Ecco che arriva. Ok, evidentemente avremo...
tempo di affrontare Jack dopo e avrò tempo di farvi vedere perché odio dannatamente tanto lui e perché lo ritengo la mia nemica.